Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi parliamo della mia preparazione 2021, ma soprattutto da chi mi preparerà. Sarà un professionista? Mi avete chiesto in molti chi fosse, dunque lo scopriamo insieme. Signori, eccoci qua con Filippo Fortin. Ciao Filippo! Ciao Marco e ciao anche a tutti i tuoi follower. Finalmente abbiamo svelato il tuo nome, visto che erano in tanti che me l'avevano chiesto. E volevo fare una piccola premessa. Questa idea con Pippo nasce da quest'estate, con il video che abbiamo fatto insieme sulla rubrica Pedalando con l'Impro, ve lo metto qua in descrizione se volete fare un giro. Ovviamente io ho chiesto se a Pippo, insomma, potesse essere un'idea piacevole fare questo tipo di progetto insieme a me, e visto che comunque è un professionista da ormai quanto, Pippo, 15 anni se non sbaglio? No, un po' meno, però alla fine se devo pensare alla mia carriera ho iniziato ancora 7 anni, ormai in fase 32, quindi sono nel mondo della bici da più di 25 anni. Dunque, diciamo che Pippo, il suo lavoro è appunto ciclista, perciò lo ringrazio fin da adesso perché dedicherà del tempo libero per me e per la mia preparazione, visto che abbiamo degli obiettivi importanti. E dunque oggi cosa facciamo? Oggi in teoria Pippo dovrebbe svelarmi il programma della stagione, giusto Pippo? Esatto, oggi parliamo un po' di quello che avevo pensato io da farti fare, perché comunque per l'obiettivo che ci siamo prefissati dobbiamo pensare anche a che programma fare. Facciamo anche un'altra piccola parentesi. Per chi non avesse visto il video precedente, io principalmente farò Criterium, che sono le gare che si fanno principalmente in Olanda. E ovviamente Pippo è un super esperto in questo, visto che ha vinto anche la Red Hook, come abbiamo detto nel video precedente. Però ovviamente ho fatto anche un video dove come obiettivo ci sarebbe la qualifica alle Gran Fondo UCI. Allora adesso, visto che ci siamo, ti svelo un po' il programma che avevo pensato di fare, dove lavoreremo in una prima parte con un adattamento, quindi okay. Non arriveremo alle 15-18 ore che parlavi prima, perché comunque tutto va fatto per gradi, quindi una progressione. E lavoreremo tanto sulla capacità aerobica, diciamo la prima parte appunto per l'adattamento al programma, e poi, visto che comunque comincerai con i criterium, bisogna iniziare a lavorare sia con la forza generale data a palestra che comunque con la forza specifica in bici, quindi quei vari lavori che possono essere le volate, le progressioni ad alta cadenza, insomma, poi quelle lì sono cose che vediamo io e te, non svegliamo niente a nessuno. come tutti i programmi sono segreti. Top secret. Esatto. No, ok. Difatti ovviamente per me è un approccio totalmente nuovo rispetto magari... Io ho sempre fatto appunto anche abbastanza palestra, però ho sempre mantenuto anche il carico delle ore alto all'inizio, magari anche a volte sbagliando, magari anche arrivando. Anche per le persone che ci guardano, l'errore più grande che si fa è sempre quello di pensare di fare troppo poco, no? Esatto, esattamente. Infatti il discorso delle ore, come mi dicevi te, che magari sei sempre partito con delle ore alte, ci può anche stare. Se tu fai 15 ore a settimana, 20 ore a settimana e porti a spasso la bici, le puoi anche fare. Però poi quando inizi a mettere dei lavori dentro, non puoi pretendere che il tuo corpo recupera. Certo. Poi mettendoci dentro anche la palestra fa monte ore alla fine. Quindi bisogna calcolare bene anche quella, e un po' alla volta il fisico, senza stressarlo, si arriverà alle 15-18 ore di training settimanale, insomma. Pippo, scusa, ma sono veramente troppo curioso. Allora, tenuto conto che siamo ai primi di novembre, perciò voi probabilmente vedrete questo video a fine novembre circa. E dunque, cosa avevi pensato te? Ah, io avevo pensato di farti fare la prima settimana, che in cui avrai 6 ore, il monte ore in bici, più comunque la parte di palestra, già magari senza carichi esagerati o comunque principalmente per esercizi del core. Okay. E poi un avvicinamento sempre intorno alle, non sforando la Z3, diciamo,
la zona 3 di allenamento, quindi sempre un adattamento magari un po' alla resistenza, così, e sempre tenendo 2 volte a settimana la palestra, per poi portarti a fare dei lavori per la forza massima, per la forza esplosiva, anche per la rapidità, visto che ci serviranno tantissimo nel circuito. E Certo. io alla fine di questi 2 blocchi ti ho messo una settimana di recupero, perché poi ci sarà quello che tutti i corridori odiano, e sarebbe il test, perché No. comunque bisogna ridefinire le zone e per poi Oddio. passare al blocco 3, blocco 3, blocco 4 e arrivare insomma alle corse. Sto già l'ansia, quando si parla di test. Esatto, per quello ti ho detto, tutti i corridori lo odiano, tra virgolette lo odiano, perché comunque un test Ma massimale no, non è mai piacevole. sbaglio o ho sentito massimo zona 3, vero? Sì, hai sentito bene, Oddio. forse mi sa che non la tocchi mai anche nella zona 3. Oddio, ecco, ovviamente per tutti gli amatori come me che mi guardano, questo qua è veramente un approccio borderline, perciò sono vietati gli inseguimenti ignoranti tra ciclisti, immagino. Sono vietati, diciamo che io sono dell'opinione che anche, fa parte anche quello della bici, nel Certo. senso che fa parte anche dello spirito amatoriale, ma fa parte anche per lo spirito professionistico certe volte, perché certe volte lo faccio anch'io. Però se dobbiamo fare una stagione, programmarla bene, in questo periodo dell'anno l'inseguimento ignorante con gli altri ciclisti è meglio evitarlo, almeno per un E poi anche con Aoi da un mese a sta parte abbiamo iniziato a fare the group ride, facciamo circa 3-4 ore la domenica e io ho già un po' spoilerato che avrò una preparazione particolare da un pro, perciò ripeto, vedrò di stare attento anche su sta cosa. quando fai il group rider, magari con tutta la squadra, cerchi di, tra virgolette, fare il furbo, quindi tirare un po' indietro, tirare Certo. poco, se ci sono allunghi tu resti dietro, tanto poi ci si aspetta perché non è una gara, quindi. E core stability e palestra, siccome si parla spesso di questa fase di lavorare comunque su distretti diversi, su anche sforzi diversi, e molti parlano di quanto sia importante questa fase, e che esercizi pensi che siano più propensi per. Io ti ho messo core stability generale, perché poi se hai degli esercizi in cui ti trovi meglio, in cui ti trovi meglio, che può essere il plank, che può essere anche la tavoletta propriocettiva, un po' di isometrie, anche gli Certo. squat instabili, quindi magari con dei cuscinetti per l'instabilità, quelli vanno tutto bene per il core stability, quindi da rafforzare anche la parte addominale, lombare della schiena, perché alla fine si passano molte ore anche piegate sulla bici, e più il tuo corpo è stabile in bici, meno spendi. Certo. Mentre per quanto riguarda, diciamo, il rafforzamento, e quindi quello che è anche l'obiettivo della tabella, che è la forza massima, che in bici fai fatica ad allenarla se non la prima pedalata di una partenza fermo, ma è una. Ti ho messo lo squat, quindi anche gli squat instabili, magari con i cuscinetti sotto i piedi, con i vari cuscinetti quelli instabili, o anche di nuovo con la tavoletta propriocettiva. Certo. Tutto questo per rafforzare comunque la parte addominale, comunque anche di stabili muscoli stabilizzatori, in modo perché poi quando siamo in bici, più stabile sei sulla bici, più controllato è il movimento, meno spendi a livello energetico, e quindi te lo ritrovi tutto nel finale per l'eventuale volata finale, la salita finale, insomma quello che sarà. Certo. E poi ti ho messo la parte di, tra virgolette, di quella di forza vera, quindi dove andremo a lavorare più avanti nella forza massima, perché in bici faremo fatica a lavorare alla forza massima. Dove ti ho messo gli squat, andiamo ad attivare i muscoli stabilizzatori e lo stacco da terra, il deadlift per quelli Certo. che ti seguono dall'Olana, insomma, ecco, così magari capiscono. Sì, io ovviamente E come. in modo che vai a lavorare tutta la catena cinetica e non solo un singolo muscolo con una macchina isotonica, dove vai a isolare la parte muscolare, che però noi ciclisti non ce ne serve niente, perché non è che Certo. siamo bodybuilder. Naturalmente Chiaro. dobbiamo stare un po' attenti ai carichi, perché la schiena, magari le gambe supportano un certo carico, però la schiena non è la schiena bodybuilder. E poi tu che vieni anche dalla palestra, magari sei Certo. anche molto più bravo e ti puoi permettere del chilo extra rispetto a Certo. qualcun altro. Sì, io Però io ti come spiegavo a consiglio, Pippo anche prima di iniziare questo progetto, quando mi ha accennato un po' la parte del programma, e ho detto che comunque io ho sempre fatto palestra durante tutti i miei anni, insomma, quando ero ragazzino, anche proprio in maniera sinergica agli altri sport che facevo, dunque ho sempre praticato squat, stacchi, piuttosto che panca.
Però ovviamente diciamo che la mia struttura fisica ora è un po' diversa, sono più magro e insomma, bisogna sempre, come diceva anche Pippo, andare per step in maniera tale da avere comunque una base solida su tutti i distretti muscolari. La mia domanda è, uno sprinter come te, comunque che nelle criterium ha fatto la differenza, quanto conta per te comunque avere anche una buona base di forza, in questo caso prendo l'esempio dallo squat, cioè quanto ti aiuta in uno sprint? Ah, sicuramente innalzi il picco di watt perché hai più massa muscolare, e più massa muscolare corrisponde a più peso, però corrisponde anche a più watt. In una Certo. volata piatta, più watt se li sai trasformare, perché fare più massa, quindi lavorare con più peso non equivale immediatamente ad avere più watt, però se li trasformi bene, questo ti porta ad avere un picco più alto di watt in volata e che porta ad avere il picco più alto nei 5 secondi, nei 10, nei 30 e quindi Certo, è una catena. nel finale, anche se sei morto, però sei comunque più esplosivo rispetto a prima, sei Certo. comunque hai un picco più alto rispetto a prima che poi sei. L'hai fatta anche tu le volate, sai che si vincono e si perdono per centimetri. Sì. Ok, dunque, bene, i primi due blocchi sono svelati, poi come proseguiremo? Adesso non è che ti posso dire tutto, anche perché dobbiamo fare anche un po' di suspense per i tuoi follower, e quindi chi Ragazzi, vuole questo sentire è il un terzo fuori blocco onda che già non può. era programmato, dunque io oggi onestamente ero convinto che avrei conosciuto il programma, invece solo i due primi blocchi mi darai. Eh sì, perché in primis così te sei concentrato a lavorare sui primi blocchi, e in più così i tuoi follower saranno molto più stimolati a seguire anche il proseguo di questo Ok, format. mi piace come idea. Dunque, alla fine di questi due blocchi ci sarà una sorta di valutazione dove insomma verificheremo quel che è stato fatto, immagino. Esatto, verificheremo in base ai tuoi dati, quelle cose lì, cosa è stato fatto, come è andato il programma di allenamento, vedremo il test. E magari il testo potremmo anche analizzarlo nel prossimo video, naturalmente, Certo. magari senza svelare watt e non watt, perché come dicevo prima è abbastanza top secret il tutto, però cercheremo di analizzare i primi due blocchi, e da lì faremo il terzo e il quarto e magari anche il quinto, insomma. Ok ragazzi, dunque il pro che mi preparerà è svelato e ora non resta che fare i compiti a casa e menare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like e ci vediamo al prossimo video con il blocco 3 e 4. Grazie Pippo e ci vediamo alla prossima. Figurati, ci mancherebbe, un piacere.